Al Magnifico Visballi, in scena lo spettacolo Miriam, per noi Maria Ricca. La forza evocatrice della voce, prima ancora che delle parole. È stata quella al centro dell'interpretazione di un'ispirata Adriana Fuglieri, regista ed interprete di Miriam, nella suggestiva performance Storia laica di una nascita annunciata, messa in scena con Mano Valanza per la rassegna Magnifico Teatro del Magnifico Visbal, sabato 5 e domenica 6 aprile nello spazio di Via Cupa Ponticelli. È stata lei, attrice, formatasi alla Scuola Ideale del Teatro Segreto di Claudio Di Palma e Ruggero Cappuccio, e poi perfezionatasi fra gli altri con Ferruccio Soleri ed Enrique Vargas, già a Benevento il settembre scorso per curare il Laboratorio Matrimoro, il fulcro dell'intensa performance, su testi di De Luca, Merini, Neruda, Gualtieri, sottolineati al violoncello da Pasquale Termini e commentati dalla semplicissima controscena di Fiorenzo Madonna Iosef. Miriam, bella e dolente, Miriam coraggiosa e decisa, Miriam mai disperata, solo serenamente consapevole, forte di quel bimbo che porta in grembo, che ama teneramente quando è ancora solo minuscola anfora d'argilla, progetto più che vita già consapevole. Miriam che sfida tutto e tutti, vergine bambina del racconto biblico, non già la Vergine Maria della devozione cristiana, ma la fanciulla, sposa promessa di Iosef, eppure incinta non di quell'uomo buono. Lei, che per lui non sarà mai pietra di scarto, ma testata d'angolo, gli si offre comunque sicura e sincera, senza nascondere nulla di sé. E gli racconta di come l'angelo le sia comparso dinanzi e lei abbia sentito il proprio ventre vibrare, e il respiro sempre più intenso dell'attrice è sembrato mimare l'atto del concepimento, sia pure immacolato. Iosef la sposa, e lei cammina a testa alta per lui e per il bimbo che ha in grembo, incurante delle cattiverie della gente, facendo una corazza del suo ventre contro le lapidanzioni scampate, fino all'epilogo della sua gravidanza, che culmina in un parto in solitudine, il momento sicuramente più intenso dell'interpretazione dell'attrice, splendida nel restituire l'immagine di quella donna finalmente madre che dà alla luce il suo Gesù in una capanna sperduta nel deserto. È sola con lui, nella notte più bella ed intensa, tenerissima, quella che preludia l'incontro col mondo esterno, che inevitabilmente condizionerà entrambi. Ma ancora una volta non ha paura, Miriam, se non di perdere il suo Gesù, che profuma come il pane che viene offerto in sacrificio al Tempio. E c'è spazio allora solo per una preghiera alla rovescia, per lei, serva del Signore. Dio, fa che non sia un essere eccezionale il mio Gesù, che sia pieno di difetti, mediocre, semplice, e che perciò si salvi dal mondo. L'ultima, strenua, ingenua, difesa di una madre prima dell'abisso, per quel figlio amatissimo, eccezionale in vero, e pur vittima sacrificale, primo ad affrontare il calvario dei morti innocenti per mano di legge, vittime dell'ingiustizia e della giustizia, tragicamente attuale. Del racconto biblico, mai confessionale, resta la vicenda attuale da cronaca nera, nerissima. In una storia che di soprannaturale, di evocativamente religioso in senso stretto non vuole avere niente, ma che resta solo profondamente attuale ed umana. «Io amo la vita, perché se morissi non sopporterei il pianto di mia madre», dice il condannato. «Ma non c'è salvezza su questa terra, e quella dei cieli non è qui contemplata».